Salve gente e bentornati su ODT. Nello scorso episodio mi ero disperato perché non riuscivo a capire dove diavolo dovessi andare. Nella zona delle lame ho trovato finalmente la strada per andare di sopra, perché nella parte dove si scendeva di sotto, in quella specie di buco che c'era lì sotto, c'era un altro buco, un passaggio che ti portava di sopra. Ho raccolto la vita e fatto fuori la tartaruga ninja, ma non si usciva da là perché mi ero dimenticato che nell'inventario avevo raccolto una chiave. Cioè avevo una chiave nell'inventario, mi sono legato ma è uguale. E gira, rigira, rigira, ho trovato la porta dove si andava conficcata questa chiave. Quindi stasera continuiamo la nostra avventura. Ricordo a tutti di votare il gioco su aereo successivo, poiché siamo veramente vicini alla fine del gioco, manca circa un livello e poi ODT l'abbiamo finito. Vi ricordo anche di premere invia dopo che avete scelto il gioco, altrimenti la scelta è nulla. Detto questo, ragazzi, cominciamo. Qui praticamente vi spiego, non ho esplorato nulla da questo punto. C'era una scala con delle piattaforme a pressione lì da evitare con quelle punte lì. Da questo lato, questa porta, c'era un mostro proveniente direttamente dagli exogeni con un pistolone enorme, senza doppi sensi, che aveva un cannone in mano, lo teneva con una mano con tutte e due le mani, non mi ricordo, chi se ne frega. E ecco, la piattaforma a pressione, come dicevo, non l'ho evitata perché non si vedeva da lì. Prima di fare qualsiasi altra cosa nella vita, questa zona ci dobbiamo tornare a esplorare perché è qui che dobbiamo andare. Io devo andare a recuperare prima di tutto il pezzo della perla che l'ho lasciato indietro. L'ho lasciato precisamente nella zona dove c'era l'acqua. Dove c'era l'acqua con... Se ora ricordassero la strada. Che ca... No! Ma bestia! Va bene, ho capito cosa si deve fare. Eh no, non c'ho la mana, eh! No, non gli farò mai niente, ma nulla gli faccio, guarda. Muori! Orco Giuda, cane ladro! Ok, abbiamo constatato che il fuoco non gli fa niente. Qui c'è una cena fumante, raccogliamo un altro antidoto, anche se, come ho detto nell'altro episodio, prima che ho aperto l'inventario e l'ho selezionato, mi hanno già sparato 40 volte. Sì, qui ci avevo già esplorato, ho fatto il giretto, non c'era un cavolo di niente. Mi mancava giusto quella porticina lì di farmi picchiare un pochino. Qui c'è un checkpoint. Point. Ok, torniamo indietro. Adesso io però devo ricordarmi dove cavolo sta quella parte con l'acqua, dove c'erano i piranha. Ad un certo punto, quel ciclo vecolo dove sono andato, dove sono capitato all'inizio, dove c'era praticamente il ratto che mendicava, faceva sì con la testa, lì non mi ero reso conto che c'era un pezzo di muro che si spaccava. E tanto che lì c'era quel pezzo di muro che si spaccava, non ho controllato bene dall'altra parte, perché molto probabilmente lì ci sono altri muri che si spaccano. E 99 su 100 il pezzo necessario della cosa del... stasera non so parlare. Del contenitore della perla sta dietro una parete rompibile. E non si va di qua, ma devo prendere... Sì, ho capito dov'è che devo fare. Devo fare un giro della Madonna. Devo praticamente ritrovare lo scivolicchio dove c'era la finestrella con la freccia rossa che andava in giù. Vai! Primo tuffo nella lava della serata. Perché saltare precisamente su una piattaforma quando è molto più facile superarla? Vai. Vai. Che poi tra l'altro qua ci stavano due ragni a fare la guardia. Lì nell'angolo c'era un'altra bottiglia di gas. Una stava lì e l'ho raccolta, e l'altra stava lì, ho raccolto anche quella nel pezzo che non avete visto, perché io a un certo punto mi ero preso dallo sgomento, ho smesso di registrare, poi ho cominciato a esplorare per conto mio per capire dove cavolo dovevo andare. Quando poi ho trovato effettivamente la strada, era troppo tardi per ricominciare a registrare, avrei causato fastidi in casa. Sicché avevo pensato di registrare quel pezzo lì dove ero arrivato per dimostrare: ehi, ho trovato la via. Ecco che ho sbagliato, perché adesso a ritrovarla quella strada lì è un casino. Comunque dicevo, lì nel buco dalla parte di là
C'era un passaggio e mi ha portato di sopra, vedi lì la vita non c'è più. Allora ho sbagliato piattaforme, non dovevo fare il giretto di lì ma dovevo andare dritto dalla parte di là. Ovvero da dove siamo usciti prima girare a sinistra e non a destra. Ok, ci siamo. La finestrella. Sì, sono riuscito a recuperare anche la bottiglia di gas che era lì accanto. E a questo punto... guardate un po' dov'era. Porco Giuda, cane ladro, su dice una zona segreta. Ed eccolo qua. Ne manca un... ne manca uno solo, ragazzi. Ne manca uno solo. E in questo livello io non l'ho mai preso il pezzo della... della cosa, del... che c'è di qua? Ho trovato una zona segreta. Cioè? Cioè? Sì, ma qui mi servirebbe una leva. Cioè, una leva da tirare per andare di là. Però vabbè, onesti ragazzi, chi se ne frega. Io adesso devo tornare dove ero prima per recuperare l'altro pezzo dello psiche. Ma la zona segreta, cioè, la zona ecco, cioè, qui sono nella... cioè, avete capito, no? Dove sono qua? Ma me lo dice, hai trovato una zona segreta quando io sono sul nastro trasportatore. Qui non mi serve una leva, perché tanto c'è... devo andare quegli affari lì che roteano e torno di là. Saltiamo, salteschi, saltini, salterini, saltini. Ok, bene. Adesso, niente ragazzi, non c'è proprio storie. Torniamo dove eravamo prima e cominciamo a esplorare la parte di là. Beh ragazzi, l'episodio vero e proprio comincia adesso. In questa parte ho notato che le porte si confondono più... si confondono abbastanza con l'ambiente circostante. Di qua, come ho detto, c'ero già stato, non ho trovato niente. Quindi devo... dobbiamo sorbirci un terzo caricamento e andare di qua. Ok, stavolta andiamo a dritto evitando la piattaforma lì della morte. Ah, qui è tutto puntato. Io non ho un cavolo, ragazzi, non ho munizione verde, ho soltanto... non ho mana. Ho soltanto rossa e grigia. Brutto questo punto. Salta. Saltino mongolino e qui devo fare un salto di precisione. Sì, così. Vai, gas. Che c'è di qua? Aia, non vedo cosa c'è lì, potrebbe esserci un buco, potrebbe esserci qualsiasi cosa. No, ok, ci sono delle scale, ottimo. Salta, no, mancatissimo, meno male. Permesso, c'è qualche brutta persona? Sì. Qui serve, ah giusto, avevo recuperato la chiave, l'exogino, ecco l'exogino. Nella stanza di sopra dove avevo ucciso l'altro exogino, avevo recuperato la chiave da ficcare qua. Ma non gli sto facendo nulla! Proviamo di verde? No, no, raga. Ah, il verde gli fa più male, però. Andiamo di già. Andiamo di bianco, gli sparo anche attraverso il muro. È morto? Non ci credo. È morto di bianco, ragazzi. La cosa mi sorprende alquanto. Quindi a questo giro andiamo di bianco. Ho capito. Mi sto un po' perdendo però. Andiamo di qua, vediamo. Ok. Ho paura di andare troppo avanti perché c'era una leva. Lì ci devo andare assolutamente. Qui c'è lo psiche qua dietro. Come cavolo ci arrivo lì? Il tempo di dire oppure di andare troppo avanti, la telecamera mi fa vedere che c'è una leva dietro una grata. Comunque devo rompere una grata che sta in basso, perché lì ci arrivo strisciando. Cos'è? C'è, cos'è sta roba? Là c'è tanta roba da lottare, però qui dove siamo, scusami? Vedo delle scatole.
Vedo delle punte, sì. Qui vedo delle piattaforme. Oh, no! Oddio! No, pensavo che andava sulle punte e che le punte trapassassero la piattaforma e io ci rimanevo secco. Madonna, qui c'è pieno di viette, viettine, però io voglio fare una cosa precisa, quindi direi che per il momento questa zona la ignoriamo, torniamo indietro. Perché dall'altra parte ci stava un'altra freccia che mi faceva andare in un altro posto. E mi sa tanto che lì, andando avanti, non lo so ragazzi, che è veramente particolare. Matrix. Oh, il gas. Vabbè, il gas ormai. Quanto sto di gas, scusami? 39. Ho ampiamente superato il limite richiesto del gas. Salta. Salta. Oddio, no, bla bla bla. Mi ero dimenticato che c'era il buco. Salta. Allora, dicevo, a questo punto si va di qua. Ecco, vedi che c'era qualcosa? Questo gli fa male. E si è dissolto. E guarda quante munizioni ci stanno qua. Il paradiso. Il paradiso, ragazzi. Abbiamo finalmente capito a cosa servono le munizioni grigie. Servono per i nemici degli ultimi livelli. Ma dai però. Sì, guarda questa. Ah, ecco, così si fa. Ok, non era difficile, però. Ah, che c'è di qua? Qui sicuramente c'è qualcosa? No. Però, con tutto questo loottaggio, un po' di mana non mi avrebbe fatto schifo. Semo. Aspetta, guarda dove siamo. No, non ci voglio credere. Eh sì, siamo esattamente dove dovevo andare, dove prima siamo tornati indietro. Mi stavo lasciando alle spalle una zona piena di munizioni. Saltino mongolino. Bene, possiamo proseguire verso la giù della sorte della vita marrone. Ma questi, per esempio, sì, lo sospettavo, però in su non c'è nulla. Ma per caso li devo... Io penso di aver capito cosa ci devo fare con queste. Devo creare una sorta di ponte per andare dove, però? Ah, lì, davvero? Ma a me sembra piuttosto inutile però, perché ci sono i passaggi in entrambe le direzioni. Fammi guardare bene. Se c'è qualcosa da rompere. Un muro da rompere, un passaggio, non vedo niente. Andiamo a vedere cosa c'è da questa parte. Aiaia. Ah, qua siamo al boss, ragazzi. Siamo al boss. E qua ci sono le punte che tirano in giù. Ah, sì. Allora io faccio un attimo una bella cosa. Siccome non ne posso più, stranamente, io metto in pausa e vado a fare pipì. Ok ragazzi, eccoci qua. A questo punto, allora, quelle scatole prima servivano effettivamente a creare un ponte per arrivare là sopra, prendere una vita, qualche incantesimo e un power up, che non mi ricordo se era verde, però, ragazzi, chi se ne frega. Tanto ormai io con le armi sto abbastanza bene, con... ecco. Adesso sono al massimo con tutto, intendo di esperienza, poi un power up in più o meno, chi se ne... Adesso io devo affrontare il boss, che a quanto pare è una specie di cuoco con...
con delle eliche al posto delle gambe, infatti fluttua, e lo Psyche si prende proprio qua, perché c'è una zona dove ci sono delle lame che fanno avanti e indietro, io devo strisciare sotto e recuperarlo. Una volta che ci sono riuscito e fatto fuori il boss, posso ritenere completato questo livello. Per cui eventualmente gli eventuali oggetti bonus dall'altra parte, chi se ne. Quello che interessa a me, il gas ce l'ho, e componenti della perla ce l'ho. Mi manca giusto lo Psyche. 1, 2, 3. Sta praticamente maciullando una cassa toracica. Non si è ancora accorto di me, dalle mie spalle si è chiuso il cancello. Ok, non si è ancora accorto di me. Io voglio... Ecco, si è accorto di me, sì. Però, come lo facciamo fuori, prima di tutto? Eccolo là, lo Psyche, guarda, vediamo un po' se... No, bestioso. Allora, mi sa che lo Psyche lo prendiamo dopo, perché io ho bisogno qui di le lame, lo devo tirare nelle lame? Ah sì, sono le lame che gli fanno male. Allora non è la pistola, dimmelo domani allora. Niente, ragazzi, qua ci salutiamo. No, ma perché non schiva quando gli dico di schivare? Mannaggia alla naggia. Qualsiasi cosa sia la naggia. Mannaggia. Senti, ride anche. Ma guarda, è maledetto. Non è come quell'altro boss che... No, non lo mira nemmeno, proprio zero. Porco Giuda, però io gli avevo detto di fare la rotellina, ovvero di fare la capriolina. Scusate un attimo, ragazzi. Ogni tanto si incastrano i comandi. Per scastrarli devo essere un po' gentile con questo joystick, perché tra l'altro è un joystick di quelli taroccati. No, non ci provare. Vieni. Sì, ma io qui devo soltanto limitarmi a fare avanti e indietro e basta. Mi sa tanto di sì, sai. No, no, vai dritto, vai. Ah sì, vai, vai, colpiscilo ancora, ancora, ancora. Bravo. Non è che lo devo colpire anche con il bianco. No, no, non gli sto facendo. Oh sì. Ma... Ah no, ma il verso lo fa... Scusa, non capisco. Fa il verso quando lo colpisco o quando lancia i coltelli? Sto facendo fatica a capirlo. No, le ha passate attraverso. Sì, però scriva. No, non li fa... Come si fa? Ma è normale, dai. Devo trovare una maniera allora a questo punto di... tenermi nascosto dietro le lame, tipo così. Oh! Vai, ho raccolto lo Psyche. Dall'altra parte ci sta un incantesimo, la lama è anche più alta. Però lui in qua non ci viene, capito? Furbo. Magari se anch'io evito di andare addosso alle lame. Bravo, così si fa. No, no, assolutamente, stavo giusto provando un attimo coi trucchi a vedere... Se le munizioni gli fanno qualcosa.
Sì, però scusa, i boss li hanno resi veramente incomprensibili. Cioè, l'unica cosa che veramente gli fa male sono le lame, che poi non è che gli faccia così male. Incommentabile. Totalmente incommentabile. La boss fight più brutta della storia dei videogiochi. No! Ecco dove sta la difficoltà. Soprattutto il gioco non entra subito in pausa quando premi start. Sapevo cosa mi avessero fatto, ma sentivo di avere abbastanza forza per raggiungere l'equipaggio, sperando che avessero recuperato la perla verde.